Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi. Terrore nella casa del GF VIP. I concorrenti si rendono conto della presenza di alcuni topi in cucina. Finisce davvero malissimo. Se pensavate di aver visto di tutto in questa settima edizione del GF VIP, vi sbagliavate davvero di grosso. All'appello mancavano i topi. In realtà, già negli anni scorsi si è detto che i concorrenti del reality avessero dei coinquilini poco graditi, ma nessuno mai si era espresso in merito. Il video apparso su Twitter qualche giorno fa, però, sembrerebbe darne davvero la conferma. Strano a dirsi e piuttosto difficile da credere, ma sembrerebbe che nella casa del GF VIP ci siano davvero dei topi che si aggirano tranquillamente tra i concorrenti. È questo quanto emerso da alcune recentissime segnalazioni su Twitter, che hanno immediatamente scatenato la reazione da parte di tutto il popolo del web. Da quanto si apprende da alcune testimonianze, sembrerebbe che a lanciare l'allarme sia stato proprio Antonino Spinalbese, seminando il panico tra i suoi compagni di viaggio. Topi nella casa del GF VIP. Terrore in cucina. Immagini da brividi. Quella recentemente trascorsa nella casa del GF VIP aveva tutte le sembianze di una serata tranquilla, ma non è stato affatto così. Mentre Antonino Spinalbese ed Andrea Maestrelli erano comodamente in cucina a chiacchierare e a concedersi qualche spuntino notturno, sono stati colti dai rumori provenienti dal soffitto. E, in un vero e proprio batter baleno, si sono resi conto che potessero esserci dei topi. Frate, stai fermo un attimo. Anto, io ho paura. Non hai capito? Dobbiamo scappare, ha detto il giovane calciatore all'ex di Belen, che ha subito cercato di capirne di più. A nulla, però, sono valse le parole terrorizzate del buon Maestrelli. L'airstylist ha immediatamente preso la scopa più vicino al piano d'appoggio ed ha iniziato a spaventare gli animaletti. Delle immagini davvero da brividi, ve lo garantiamo. Guardate un po' qui. Seppure né Antonino e né Andrea siano riusciti a vedere i roditori coi loro occhi, hanno facilmente compreso che quei rumori potessero essere provocati dai loro passi. Così, il buon Spinalbese è immediatamente passato all'azione, tentando in tutti i modi di farli allontanare dalla cucina, mentre Andrea, fortemente spaventato da quanto stava succedendo, ha preferito scappare. Chissà cosa succederà adesso. Fatto sta che una situazione del genere non è affatto nuova agli inquilini della casa del GF VIP. Grande notizia per Alfonso Signorini. Sapevamo perfettamente che il successo di questa edizione del reality ci avrebbe regalato tantissime sorprese, ma mai ci saremmo aspettati una cosa del genere. Secondo alcune indiscrezioni apparse sul web, infatti, sembrerebbe che il reality di Canale 5 sia pronto a sorprendere tutto il suo pubblico con una notizia davvero shock. Reggetevi forte, cari lettori di FF Web Magazine, siamo sicuri che impazzirete anche voi di gioia. Da quanto si apprende, sembrerebbe che la settima edizione del GF VIP sia pronto a ritornare in onda col doppio appuntamento settimanale. Momentaneamente accantonata per dare spazio a nuove serie TV di Mediaset e a C'è posta per te, sembrerebbe che la seconda puntata del reality sarà in onda il giovedì sera. Siete tutti impazziti di gioia per questa notizia, vero? Fate molta attenzione, però, per seguire le avventure dei vipponi due volte alla settimana, dobbiamo attendere il 9 febbraio. È proprio in occasione della terza serata del Festival di Sanremo che Mediaset scaglia uno dei suoi colossi, dando la possibilità a Signorini di fare compagnia al pubblico di Canale 5 col suo reality. Chi avrà la meglio, secondo voi? Staremo a vedere.
ma siamo certi che sarà una bella sfida. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me. Arrivederci. Al prossimo video.